studiare le cose scientifiche mi ha sempre affascinato, sin da bambina. Ricordo quando lessi questo libro sulle storie degli scienziati e Marie Curie fu una scoperta. Per cui pensare di far ricerca in medicina era qualcosa di importante, di rilevante. Io ho studiato medicina perché ho provato personalmente che cosa vuol dire avere qualcuno malato che non guarisce. Mia madre aveva 49 anni, fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa incurabile e mia madre a 54 anni morì, e quindi questo è stato la svolta, l'evento che ha fatto sì che io poi mi dedicassi a questa cosa, perché so che cosa significa per una famiglia in cui c'è una malattia incurabile, qual è la disperazione in questa famiglia e quindi la necessità di lavorare perché queste cose diventino sempre più rare. Quando iniziai il mio percorso di ricerca fu a Pavia, e allora la citogenetica era la tecnica di elezione per studiare le malattie cosiddette genetiche, comunque legate al materiale ereditario. Nel frattempo cominciarono ad apparire questi metodi per analizzare in modo fine le sequenze del DNA, e mi resi conto che questo stava avvenendo all'estero, perché in Italia non c'erano tantissimi centri, e quindi mi mossi per fare questa esperienza in Canada. Nel 2002, dopo ben 10 anni di ricerca, individuiamo questo meccanismo che poteva spiegare perché la malattia di cui io mi sono appunto occupata, che si chiama distrofia muscolare faccio-scapolo-omerale, poteva svilupparsi. Io scrissi una serie di progetti e attirai molti finanziamenti. A quel punto mi sentii abbastanza forte per poter tornare in Italia e cominciai a cercare un'istituzione a cui far riferimento. Decidere di tornare in Italia voleva dire, per me, cercare di restituire alle persone e agli italiani quello che in fin dei conti mi era stato dato quando io ho potuto studiare senza dover pagare. La scuola pubblica, l'educazione a disposizione di tutti. Dovremmo lottare per non perderla, dovremmo cercare di mantenerla. Dobbiamo mettere in piedi un sistema che faccia sì che l'educazione pubblica sia di buona qualità e sia diffusa e sia in strutture decorose. Quando si parla, senti e dicono c'è l'analfabetismo di ritorno. Cosa vuol dire? Cos'è l'analfabetismo di ritorno? Leggi che solo una piccola percentuale di persone è capace di leggere e di interpretare i titoli dei giornali. È questo che vogliamo? E se appunto un ministro della Repubblica dice con la cultura non si mangia, mentre io dico ai miei nipoti la cultura rende liberi, la conoscenza rende liberi, è chiaro che c'è uno scollamento tra me, che credo che imparare e conoscere sia l'unico strumento di liberazione e di avanzamento, e qualcuno che pensa che in realtà forse si devono fare solo i soldi. L'Italia negli ultimi anni ha perso completamente di vista l'obiettivo della ricerca. La ricerca non è un obiettivo del paese Italia. Un paese in cui la ricerca viene negata è un paese che si espone al declino. Faccio un esempio: io sono il direttore di una scuola di dottorato. L'anno scorso i dottori di ricerca che hanno ricevuto il titolo dalla mia scuola, di 8, 6 sono andati via dall'Italia. Tra queste persone i migliori torneranno per riportare a casa quello che hanno imparato, quello che hanno potuto costruire. Torneranno. Bella domanda. Però lei la scelta l'ha fatta, la professoressa Touplé ha fatto questa scelta, tornare nel proprio paese e restituire. Buonasera, Buonasera. La vediamo collegata via Skype. La cultura rende liberi, con la cultura non si mangia, invece ce l'hanno detto, ce l'ha detto oltretutto un ministro, per cui insomma aveva un peso questa dichiarazione. Un ex ministro. Sì, allora lo era, stravolgendo anche insomma un'idea. E invece Rossella, questo paese da che cosa deve liberarsi e liberare le donne? Il paese si deve liberare da stereotipi
deve smettere di far sì che le donne debbano sembrare belle, le donne devono essere intelligenti, le donne devono poter avere lo strumento per essere loro stesse. Bisogna essere persone, bisogna avere la possibilità di portare avanti le proprie idee, la propria intelligenza. Io lo dicevo appunto quando ci siamo incontrati, mi è stato insegnato ad essere persona, mi è stato insegnato ad essere attore e ad essere orgogliosa di essere donna e ad essere orgogliosa della mia testa. Noi dobbiamo insegnare alle donne ad essere questo, ad essere coraggiosi, a affermare quello in cui loro credono. Io credo che ci sia una grande ricchezza nel femminile. Credo che possiamo aggiungere questa nostra capacità di guardarci intorno, di conoscere di più, questa sensibilità. E anche forse la grande passione che uno è capace a metterci, perché in fin dei conti noi ci mettiamo anche il cuore, direi.